chissà perché questa faccia dispiaciuta quando arrivano ai tre gradini lì. Cioè, non so se non vogliono vedere me o vogliono rimanere con le ragazze, questi signori, eh? Non va risponde, bene. La risposta è evidente. Risposta evidente, facciamo finta di non rispondere. Anche voi siete in campagna acquisti. Anche il gruppo MSC compra un sacco di cose. Vado a memoria, eh? Nuove navi in arrivo, comunque nuove navi costruite di recente, avete comperato anche voi due network praticamente, Blu Vacanza e Cisalpina. La domanda sorge spontanea, ti serve una Panda? La Panda mi piace come macchina, ho un problema con il colore, non ci riesco proprio giallo. Perché giallo non ti piace? Non ce la faccio proprio, scusatemi. Va bene. Però per me è d'obbligo, insomma ce l'ho qua fuori, sta Panda, se qualcuno vuole... No, la macchina la è bella, ma il colore è proprio... L'hai vista? Splendida. Ok, la facciamo dipingere. Giorgio, che è qua davanti a me, se intanto fai mettere i cosi striscioni, Frigerio, come i nostri pullman, magari gli piace di più quando esce, se la compra, se la porta. Vai a Napoli in macchina con la Panda, ci metterai 4 anni. Con piacere. Secondo me. Perché la Panda 4x, dovete sapere che è la macchina più lenta del mondo, fa da 0 a 100 in 27 secondi, praticamente uno a piedi gli va via dritto così, per cui se te la compri ti tocca fare 4 ore di macchina per andare a casa. Senti una cosa, parliamo invece di cose molto molto serie, la tragedia della Concordia, parliamo anche dell'incidente successo alla Costa Allegra, ovviamente hanno ripercussioni su un comparto complessivo. Beh, assolutamente. Costa lamenta un... dice un 40% in meno, quali sono i numeri veri, Leonardo? I numeri della concorrenza non li conosco, quello che posso dire è che si sta evidenziando due fenomeni. Innanzitutto il problema purtroppo di un'azienda e non di un settore, perché il settore crocieristico nel medio e nel lungo termine è cresciuto in passato e continuerà a crescere in futuro. A testimonianza di questa, la nostra azienda sta continuando a investire. Una nuova nave, lo sapete, arriva tra qualche mese, significa 4.000 posti letto in più sul mercato, 550 milioni di euro di investimento, ma nel MSC Divina, ma un'altra nave arriverà poi l'anno successivo. Per tornare alla tua domanda, il fenomeno che noi abbiamo vissuto è stato nelle settimane immediatamente successive al drammatico incidente del Giglio, una contrazione delle prenotazioni, secondo noi legato sostanzialmente a un impatto emotivo, anche perché obiettivamente c'è stata un'esposizione mediatica della tragedia spaventosa e quindi la gente emotivamente reagisce. La nostra idea è che non siano clienti persi, siano clienti che ritarderanno la loro decisione di acquisto. Tipicamente lo sapete, gennaio, febbraio e marzo erano mesi storicamente di picco per la prenotazione delle crociere, rispetto a altri segmenti del turismo si prenotano con largo anticipo. La nostra sensazione è che non siano clienti che non faranno vacanza o che non faranno crociere, ma sono clienti che decideranno la loro vacanza più tardi. A testimonianza di questo abbiamo fatto anche un investimento importantissimo. Ci siamo chiesti qualche settimana fa che chi fosse, quale azienda nel turismo in Italia potessero fare qualcosa per smuovere i clienti. Lo diceva il Presidente all'inizio della convention, nel 2012 sarà un anno difficile, sì lo sarà. Però questo non è un motivo per stare fermi, ma anzi per cercare di stimolare la domanda e di portare i clienti all'agenzia. Il modo più costoso ma più semplice per farlo è la televisione e abbiamo deciso di fare spot in televisione. Infatti da domenica scorsa siamo in campagna televisiva e lo continueremo a fare fino alla prossima domenica per due settimane su tutte le reti, Mediaset, Rai, La 7, Sky. Perché? Per portare i clienti in agenzia. Quindi un rallentamento della domanda, ma nel medio periodo nessun cedimento dell'industria o del settore. Ok. Ti ringrazio. Mi parlavi di una nuova nave in arrivo e un'altra probabilmente per l'anno prossimo. In un momento così comunque di contrazione, perché comunque questa cosa ha spaventato un pochino, non c'è il rischio che l'eccesso di posti porti poi a una domanda, cioè a una difficoltà di riempimento e quindi ad un abbassamento delle quote? È proprio una difficoltà oggettiva nel proporre un prodotto al mercato? I fenomeni sono due. Evidentemente l'industria crocieristica negli ultimi 10 anni in Europa ha aumentato in maniera esponenziale i posti letto, cioè parlo esclusivamente di MSC, nel 2003 avevamo 2.500 posti letto settimanali, quest'anno ne avremo 34.000. Un aumento di questo tipo dell'offerta ha fatto anche diminuire il prezzo medio di acquisto, vero?
Però dall'altro lato un fenomeno che viene sempre misurato poco, invece secondo me il vero fenomeno delle crociere, è che oltre ad aver destagionalizzato totalmente il prodotto, un prodotto che fino non il secolo scorso, ma fino a 5 o 6 anni fa era un prodotto prettamente estivo, penso al Mediterraneo, è diventato un prodotto appealing tutto l'anno, ha generato nuove fasce clientela, non solamente spostato. Quindi la nostra idea, per rispondendo al prezzo, è che sì, probabilmente ci potrà essere ancora una limatura sul prezzo medio d'acquisto, però il target di clienti e i periodi in cui si fanno crociere, le destinazioni per la crociere continuano ad aumentare. Questo nell'economia di scala complessiva dell'azienda genera invece dei benefici. Io racconto sempre dell'inverno nel Mediterraneo perché secondo me è la cosa più eclatante. Nel 2005, quando andavo in giro nelle agenzie, dicevo: signori, mettiamo una nave da 2000 passeggeri nel Mediterraneo in inverno. Gli amici agenti mi dicevano: voi siete pazzi, ma chi vuoi che vada a fare una crociera a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio? Tu sei pazzo, qui è difficile far partire i clienti ad aprile e maggio. Questo era il lontano 2005, immagino tutti già lavoravate nel settore. Quest'anno i posti letto erano 11.000, le navi erano 3, Fantasia Splendida e Magnifica, e gli italiani, i vostri clienti che si hanno fatto una crociera d'inverno, sono stati oltre 60.000. Quindi la risposta è: prezzo medio si abbassa, sì, ma cresce enormemente l'opportunità di fare business e di farlo 12 mesi all'anno. Un'altra cosa importante, per il cliente finale, magari il cliente che approccia per la prima volta una crociera, è difficile trovare o capire quali sono le differenze tra le varie compagnie che esistono. In tre parole, potresti dire quali sono le condizioni o comunque il trattamento, il servizio di MSC per differenziarsi dalle altre compagnie di crociera? In tre parole molto semplice: il settore croceristico è uno strano settore, un oligopolio. Quattro aziende a livello mondiale detengono il 92% di tutti i posti letto, quindi c'è una concentrazione spaventosa. I primi tre gruppi, molto importanti e anche molto bravi, hanno caratteristiche comuni. Sono americani, sono quotati in borsa, sono multibrand, sono ad azionariato pubblico. Noi siamo l'unico monobrand italiano non quotato su nessuna borsa, interamente privato. Questo elemento è l'elemento di differenziazione che poi si declina nel prodotto, nell'accoglienza a bordo, negli interni, nella gestione del personale. I nostri comandanti, mi dispiace doverlo dire, ma noi la parte crociere è il 10% del fatturato del business dell'azienda, il 90% lo facciamo con le navi contenitori. Abbiamo 550 navi contenitori in giro per il mondo, siamo il secondo gruppo al mondo. E si fanno prima una quindicina d'anni sulle navi contenitore e poi come promozione vengono a fare i comandanti sulle navi da crociera. Quindi un applauso all'azienda assolutamente italiana. Io so delle cose su di te, le so io delle cose su di te. Visto che mi parli di comandanti, tu sei stato olimpionico di canottaggio? Sì, è vero. Quale olimpiadi hai partecipato? 88 Seul, 92 Barcellona. Te la senti di guidare una nave MSC? No, ma mi hanno preso proprio per questo. Se abbiamo problemi ai motori, io remo. Grazie, Leonardo. Ti faccio una domanda un po' più ficcante, perché questa è una cosa che veramente, posso dire, fa incazzare tanto i clienti e le agenzie. Spessissimo i costi accessori, anzi sempre i costi accessori di una crociera, sono elevati rispetto magari al valore stesso della crociera, per cui sono tutte queste tasse, tassine, tassette, eccetera, che alla fine fanno aumentare di parecchio il preventivo iniziale. Lasciate così? Prevedete di fare dei cambiamenti? C'è qualche cosa che avete in mente? Allora, assolutamente c'è un mondo in evoluzione. Innanzitutto parliamo di strategia. Vi ho raccontato i numeri della nostra azienda, anzi ve lo dico, nel 2003, parlo sempre al 2003 per dare un valore numerico, avevamo avuto 127.000 ospiti su a bordo delle nostre navi, lo scorso anno 1.300.000, quindi un pochino siamo cresciuti. Evidentemente il turismo in Italia e in Europa non è cresciuto dello stesso tasso, quindi abbiamo avuto una strategia che continuiamo a mantenere per il prossimo futuro, di attirare sulle navi non solo nuova clientela come il caso dell'inverno, ma evidentemente anche switchare da altre formule di vacanza.
Per fare questo la leva pricing è un elemento differenziante. Però dall'altro lato ci rendiamo perfettamente conto che per il nostro unico canale distributivo, cioè voi agenti di viaggio, l'abbassamento del valore medio della crociera crea un problema in termini di guadagni, perché vendere una crociera da 300 euro, da 3.000 euro, c'è lo stessa forza lavoro e costo, peccato che la marginalità sia molto differente. E che cosa abbiamo già fatto e in che direzione continueremo a muoverci? Rendere tutto quello che avviene a bordo della nave, quindi oggi sono le escursioni, i pacchetti bevande, domani saranno le fotografie, gli shop e le escursioni personalizzate, beauty saloon e tutto ciò che avviene a bordo, i famosi ancillari per il tour operating tradizionale, prenotabili in agenzia e commissionabili per gli agenti. Oggi già lo sono le escursioni e i pacchetti bevande, in futuro, grazie alla tecnologia, questa è la direzione che vogliamo pigliare. Stava partendo l'applauso, lo fate o non lo fate? Come vuoi dire? Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Bruna Gallo. Avete comprato delle reti distributive. Cosa pensate di fare con questi signori? Privilegiarli, dargli tariffe speciali, magari maggiori allotment o no? Allora, innanzitutto il motivo dell'acquisto. Il motivo dell'acquisto si legge, per chi conosce un poco la finanza, è prevalentemente di tipo finanziario, un'opportunità per il nostro armatore. Il socio al 49% è una banca. Sapete che abbiamo un piano industriale da 7 miliardi di euro, molti già spesi. Avere socio una banca rientra in quest'ottica. Quindi c'è innanzitutto una motivazione di carattere finanziario. La seconda motivazione è che in un duopolio spesso si fanno operazioni non necessariamente strategiche al business, ma semplicemente per contrastare quello che dei competitor hanno fatto. E la terza, vi chiedo, anzi nomino ufficialmente Mauro, chiedo scusa ai miei amici di Eden, prendo il nome, il prestito e il nome di controller, Mauro ufficialmente controller, che la nostra politica commerciale nei confronti della rete blu non sarà assolutamente diversa né nel pricing né negli allotment né niente. Quindi un applauso a Mauro, vostro controller. Non abbiamo ancora discusso l'emolumento, però poi ne parliamo in separata sede io e lui. Vabbè, quello sarà un altro momento. Hai fatto un'intervista per un Wow, si chiama Wow, questo un catalogo particolare che sarà, che leggo da qualche parte, leggo questo nome, eccetera. È vero che ami la montagna? Da morire. Cioè, napoletano. Vende crociere, ama la montagna. Io già sto seduto e sto soffrendo. Non è vero che sono napoletano, i napoletani sono bassi, lo sapete tutti. Quindi non è vero che sono napoletano. L'accento è una scusa. Non mi piace il mare, purtroppo faccio il direttore commerciale della compagnia, vabbè. E adoro la montagna, adoro sciare assolutamente. Tutti i nostri cataloghi inverno, una volta avete trovato uno snowboardista, una volta avete trovato una ragazza stesa sulla neve, l'anno prossimo troverete una mascherina dove si riflette una nave, perché adoro proprio la montagna. Beh, quindi confermo, bene, molto bene. Che cosa non manca mai nella tua valigia? Te l'abbiamo chiesto anche sull'intervista Wow, ma voglio sapere, tu stacchi completamente o rimani in contatto col mondo? Tristemente sono costretto a rimanere in contatto col mondo, mi porto sempre carica batterie che è un dramma. L'iPod è un buon libro da leggere. L'ultimo che consiglio a tutti è la biografia di Steve Jobs, che è un bellissimo trattato di relazioni aziendali e relazioni umane. Questa è la caratteristica di tutti gli uomini MSC, sono sempre molto disponibili. Io ho provato a chiamare di sabato e di domenica, li trovo sempre. Peggio per loro perché non si godono le vacanze, meglio per noi perché quando abbiamo bisogno ci sono e ci sono sempre assolutamente. Un'ultima domanda. Si vocifera, si dice in giro che su tutte le navi MSC c'è una stanza, una cabina sola, che c'ha un letto molto più lungo degli altri. Ne sai qualcosa tu? Io niente. Voglio sperare che sia per l'altezza e non per la compagnia. Per MSC, Leonardo Massa. Una sola cosa, wow, una convention straordinaria. Grazie.